Ciao a tutti ragazzi, in questo secondo video andremo a capire chi è lo stage manager e cosa fa. Lo stage manager è quella figura che gestisce appunto lo stage. Lo stage è inteso come palco o più comunemente chiamato console. È una figura che possiamo trovare sia all'interno dei festival che all'interno dei club. La differenza della presenza di questa figura la fanno tre motivi principali. Il primo è il numero dei DJ, degli artisti che si esibiscono su quel determinato palco. La seconda è il numero di persone che ci sono durante l'evento sopra il palco. E la terza è la durata dell'evento. È ovvio che per i festival lo stage manager è una figura veramente importante, necessaria, di cui non si può fare a meno, perché gli artisti che si esibiscono sono tanti, la durata del festival può essere lunga e le persone che ci sono sopra il palco durante tutta la durata del festival possono essere veramente tante. Facciamo l'esempio dei festival estivi, che generalmente durano 12 ore, da mezzogiorno a mezzanotte, dove gli artisti si esibiscono per un'ora e mezza, massimo 2 ore. Quindi il nostro range di artisti sarà dai 6 ai 9 DJ. Quindi con una durata di 12 ore e con 6/9 artisti, anche le persone che ci saranno sul palco durante queste 12 ore saranno probabilmente tante. Per questo motivo la figura dello stage manager è essenziale. Mentre all'interno dei club non è detto che lo stage manager sia presente. Se parliamo di club intesi come veri e propri club, quindi con una capienza di 300, 400, 500 persone, probabilmente lo stage manager non ci sarà e non sarà neanche necessario. Questo perché l'evento ha una durata non lunga, probabilmente i guest all'interno dell'evento non saranno più di uno o due e la console solitamente è piccola. Se andiamo invece ad analizzare il significato di club legato anche alle discoteche, quindi si parla di discoteche dove possono esserci 3.000, 2.000, 4.000 persone, allora la figura dello stage manager sarà importante perché comunque le capienze sono molto grosse e quindi in console ci saranno tante persone che dovranno essere gestite dallo stage manager per permettere all'artista o agli artisti di riuscire a performare senza nessun problema dietro di loro. Anche questa figura si divide in due fasi principali: la fase di controllo che avviene prima dell'evento e la fase di gestione del palco che avviene durante l'evento. Nella prima fase, quella di controllo, dovremmo verificare che tutti i requisiti all'interno del tech rider di ogni artista siano confermati. Partiamo dal fatto che ogni agenzia di ogni artista manderà il tech rider al promoter del festival. Il promoter del festival successivamente manderà questo file allo stage manager, al service audio e al responsabile del catering. Questo per far sì che tutto sia sotto controllo. Il compito dello stage manager è verificare col catering e col service audio che abbiano tutto il necessario per ogni singolo artista. Nel caso parliamo del service audio, dovremo verificare che i mixer, i DJ, accessori vari, piedistalli o ventilatori siano presenti come richiesto dall'agenzia per il proprio artista. Mentre col catering andremo a verificare che ci siano il beverage e il food che viene richiesto da loro. Può capitare in alcuni casi che food e beverage siano divisi tra la parte che vogliono all'interno dei camerini, quindi prima e dopo l'esibizione, e la parte che vogliono durante l'esibizione. Nella seconda fase, quella di gestione del palco, il nostro scopo sarà far star bene gli artisti durante la loro performance, per permettergli appunto di esibirsi nel migliore dei modi. Sarà nostro compito anche cercare di far star bene le persone che sono sul palco, oltre agli artisti, che faranno appunto riferimento tutti allo stage manager in quel momento. Come prima cosa facciamo accomodare l'artista con la sua squadra nei camerini e le andremo a chiamare successivamente, solo poco prima dell'inizio della sua performance. L'artista potrebbe essere da solo o accompagnato dal tour manager, ma in alcuni casi specifici è presente anche l'agente, tecnico audio o un fotografo personale. Durante la performance dell'artista noi saremo il filtro tra il tour manager e i vari tecnici
tecnici. Dovremo filtrare tutti i problemi, perché se il DJ in quel momento ha un problema, lo dice al suo tour manager e il tour manager andrà a riferirlo a noi, che ricopriamo la figura in quel momento dello stage manager. E dovremmo risolvere il problema col tecnico audio, se è un problema audio, o se per esempio mancasse qualcosa del beverage, andremo a risolvere il problema con il responsabile del catering. Generalmente sul palco ci sono gli artisti e addetti del settore. Queste persone, per salire sul palco, chiaramente dovranno avere un bracciale. Di solito ci sono due differenti tipi di bracciali. Il primo è quello artist, che dovrebbe essere solo per gli artisti, e poi c'è quello con la famosa sigla AAA, che appunto vuol dire All Access Areas. Con quel determinato bracciale si può andare ovunque all'interno del festival. I bracciali li hanno solo due persone: il promoter, cioè chi organizza il festival, e lo stage manager. Verranno consegnati solo a queste due persone. È fondamentale che lo stage manager abbia i bracciali per ogni artista e per le proprie squadre, ed è anche importante che abbia dei bracciali di riserva, che potrebbe arrivare un DJ che vuole far salire un suo amico in console, e a quel punto avremo bisogno di un bracciale in più del previsto da consegnare a questa persona per permettergli di salire sul palco. La parte più critica del lavoro è durante le operazioni di cambio console. Vuol dire che nel momento in cui un DJ deve finire e deve attaccare un altro DJ, capita spesso che le strumentazioni chiaramente siano differenti, si parla di mixer differenti, setup completamente diversi. Noi in quel momento, anzi prima di quel momento, dovremmo far scendere tutte le persone dal palco o comunque limitare l'area intorno al DJ per far sì che i tecnici audio riescano a cambiare palco nel più breve tempo possibile senza intoppi e senza problemi, che basta un cavo scollegato per causare un problema veramente grosso. Una volta finita la performance si accompagna l'artista con la sua squadra nei camerini, oppure direttamente al driver se per esempio devono andare diretti in aeroporto per un'altra esibizione, un'altra performance in un altro festival o in un altro club. Ci tengo a precisare che alcuni festival, in base alle dimensioni e all'organizzazione di essi, hanno anche l'hospitality manager. Questa figura si occupa prettamente dell'accoglienza degli artisti presso i camerini e permette allo stage manager di non scendere mai dal palco. Vorrei ringraziare Unlocked Music Festival, che ci ha concesso di utilizzare le proprie foto durante questo video. Se ci sono domande o dubbi, lasciateli pure qui sotto nei commenti. E iscrivetevi al mio canale Marco Bergantino, che trovate su YouTube, dove ogni settimana pubblicherò un video inerente al mondo dei DJ, dei club e dei festival. Ci vediamo settimana prossima.